Ciao a tutti ragazzi e bentornati qui sul mio canale, qui come Velox. E oggi è arrivato il giorno, non vedevo l'ora di fare questo video ragazzi, però ho aspettato un pochettino perché c'erano cose più importanti di cui parlare, che tra l'altro non sono ancora finite perché abbiamo tanto di cui parlare riguardo all'aggiornamento. Però oggi ci concediamo una piccola pausa perché andremo a giocare a Un Colpo in Canna. Hanno infatti inserito questa storica, leggendaria modalità di Black Ops 1 e sarà l'inizio di una serie di modalità che metteranno col tempo. Infatti hanno già annunciato Infetto, Propan e tante altre modalità che aggiungeranno col tempo. Cos'è Un Colpo in Canna? Ve lo spiego per chi non lo sapesse, perché molti probabilmente non hanno giocato ai vecchi COD, quindi non sanno manco cos'è. È una modalità dove si hanno tre vite, quindi tu puoi morire al massimo tre volte, e dove hai una pistola, in questo caso un annihilator, con un colpo al suo interno. Se ammazzi la persona sparando quel colpo, hai automaticamente un altro colpo a disposizione e vai così avanti. Se invece canni il colpo, ti ritrovi senza proiettile, puoi ammazzare con i pugni. Se ammazzi con i pugni, ti ridà automaticamente un colpo, quindi ogni kill becchi un proiettile indietro. Però attenzione, perché appunto se missi il colpo ti ritrovi solo con i pugni e hai solo tre vite, quindi puoi morire massimo tre volte. La cosa bella di questa modalità è che le partite durano veramente poco, quindi cioè ne fai veramente una marea. E la cosa invece brutta è che comunque il fatto che ci siano tre vite, questa è una cosa che vale per me, io l'ho sempre vista in questo modo qua, mi mette molta agitazione, cioè non riesco a giocare completamente rilassato, perché anche se è una partita del cazzo in pubblica proprio a caso, comunque il sapere che ho solo tre vite mi mette ansia, perché il fatto che poi magari possa morire e dover aspettare per rigiocare mi mette un po' di agitazione, quindi non gioco mai completamente rilassato. Però comunque c'è di buono il fatto che le partite durano poco, ne fai una marea, quindi alla fine le perdite di tempo sono limitate. Ecco, ad ogni modo, sinceramente ci sto un po' prendendo la mano in questa modalità, anche perché lo sapete, io da quando è uscito BO4 ho sempre giocato con l'annihilator, quindi il fatto che quest'arma sia effettivamente l'annihilator mi mette a mio agio, cioè alla fine sto sparando con un'arma che ho utilizzato migliaia di volte su questo gioco qua. Ci ho già preso un po' la mano, però capitano partite nelle quali chiaramente me la prendo in culo, ovviamente, però ne ho fatte tante veramente fighe. Sono riuscito anche a vincere senza mai morire. Ok, prima l'abbiamo ammazzato. C'è anche un radar che ogni tanto si attiva, non sempre però ogni tanto, e ti fa vedere dove sono i nemici. Doppia, let's go. Siamo 3-0, in a sinistra potete vedere i punti, quindi sapete il punteggio. Ogni kill sono 100 punti, raga. Oh mio Dio, che schifo sta camperando lì. C'è uno dentro questa chiesa di merda. Eccolo qua. Ah, cazzo. Ho smirato il colpo, ma mi ammazza. Ora c'ho i pugni. Ecco qua, quando ti ritrovi con i pugni, che fai? Ti fai uccidere. Siamo primi comunque ragazzi. Ah, una cosa importante, quando finisci le vite non è detto che tu abbia perso, perché a fine partita vince chi ha più punti. Quindi se io faccio, che ne so, 10 kill di fila e poi muoio per primo, per dire, no? Se non riescono a fare 10 kill gli altri, vinco io, anche se sono morto per primo. L'importante è avere più punti degli altri. Quindi è una modalità che premia molto chi si muove, perché capito, magari uno che tipo ora siamo secondi, non mi piace sta roba. Ho smirato, si è mosso. Che palle, quando ti ritrovi senza colpi, capito, ti aspettano e non puoi fare un cazzo. Siamo rimasti 1v1 e lui ha 0. Ok, lui ha ancora due vite se non sbaglio. Sì, ha ancora due vite. No, una vita mi sa che ha. Quindi al massimo possiamo pareggiare, credo. Perché possiamo al massimo pareggiare, sì. Devo killarlo. Devo killarlo per pareggiare sta partita. Cazzo è? Ho smirato. Non mi spara, oh minchia, ma quanto sei vergine. Sono morto. Oh, scopato, cazzo. Mamma quanto godo. Gli ho fatto la scivolata e l'ho pigliato con la scivolata. Lo sapevo che l'avrei fottuto così. Non se lo sarei mai aspettato. Quanto godo, raga. Cioè questo fight era tipo percentuale di vittoria 0%. Non avevo un proiettile e lui a un certo punto mi ha ferito per primo, quindi gli bastava un pugno e io invece gli dovevo dare due. Sto godendo un bot, sto godendo veramente un bot. Così impari a fare il vergine ad aspettarmi. Oh, l'abbiamo vinta la prima, raga. Una partita un po' brutta, però cazzo questo finale mi ha entusiasmato. Cazzo, la partita di prima mi ha lasciato col batticuore, ve lo giuro. Quello scontro finale con quel bastardone che stava approfittando del mio essere disarmato per poi morire preso a cazzotti, mi ha lasciato proprio, capito, con il cuore a mille. Però non è una cosa buona, perché in questa modalità ci vuole sangue freddo, non ci vuole adrenalina. Se sei troppo adrenalinico missi i colpi. Ecco qua, ma porca troia. Meno male che questo è un pollo. Devi essere... Ma che cazzo è, non ne piglio mezzo. Ma sono tutti dei polli questi qua. Sono tutti dei bot questi. Ma che cazzo. No raga, non ne piglio uno, non è possibile. Eh vabbè, sono una pippa, cioè non piglio uno stronzo. Ok,
Ma porca di quella troia. Raga, abbiamo una sola vita. Non possiamo più morire, dobbiamo missare. Non possiamo più missare colpi. Precisione al 100% adesso in poi. Che uno. Questo era stato un po' rischioso. Dobbiamo prenderli tutti. Siamo primi, però non possiamo più morire. Quindi se dovessimo morire mo, sarebbe la fine. Mi ha rotto i coglioni quello camper lì. Non lo challenge, è un rischio. Ok. No, raga, ma dai, ma ti puoi ripigliare a fondo spawn, cioè... Sti cazzi, vado a killare dalle altre parti. Ok. Raga, no, abbiamo una sola vita. Oh mio Dio, me la sono rischiata. Oh, ok. Abbiamo uno scarto di 4 kill rispetto al secondo. E siamo rimasti 1v1. Abbiamo vinto, mi sa. Sì, praticamente abbiamo vinto. Non potrà mai batterci, avete visto? Perché c'ha solo 3 punti. Bravo, camper a fondo spawn. Reaction sip. Camper a fondo spawn, dai. Anche se mi killa, mo, ho vinto. Vedete, è inutile camperare. Perché tanto, cioè, raga, questo è patetico proprio. Ma vai a fanculo. È patetico, cioè, non ha capito nulla della modalità. Bella, sono contento. Cioè, questa partita era iniziata malissimo. E poi ci siamo ripigliati con una streak tipo di 7 kill. Una cosa infinita. Questa modalità sono tante le teste kill di fila, ragazzi. Perché, cioè, è difficile pigliarli tutti con un colpo, chiaramente. Va bene. Ok, ragazzi, siamo su Nuketown. E mo so cazzi. Mo so veramente cazzi perché Nuketown è il delirio più totale, ragazzi. È il delirio più totale. Paura di quello che succederà in sta partita. Mi stanno già killando qui. Dai, però. Godo. È un casino sto fatto che comunque hai un colpo. Cioè, devi Oh mio Dio. Devi essere impeccabile. Ok, sempre sotto di una key, raga, non so chi è il primo, non voglio guardare. Godo. Raga, c'è quel pezzo di merda che ha una kill sopra di me. Muori, era lui. Siamo pari. Non so quanti ce ne sono vivi, è lui, questo è lui di nuovo. No, mi ha tolto l'automira sto gioco di merda perché c'era quel pilastro in mezzo. Ve lo giuro su Dio all'improvviso. No, no, di nuovo quel manichino. Mi ha vinto lui, ha vinto lui. Ok, siamo sotto di una. E siamo in 3 vivi. Godo. Siamo pari. Devo killare, devo killare, devo killare. A tutti i costi. Ma è 1v1, raga. Ah no, il team è morto. Ha finito, ho vinto. Ho vinto. Godo. Ho vinto perché sto sopra i 10 punti. E muori. Mamma raga, che culo. Mamma mia. Oh, quando mi ha tolto l'automira mi è salito un nervoso. Ve lo giuro, me l'ha tolta. Perché su sto gioco se ci sono, cioè è sempre stato così su COD, se c'è un oggetto tra te e la persona, l'automira sparisce perché c'è l'oggetto in mezzo. Adesso lo stavo seguendo con la mira, passa dietro il codo, shh, partita la mira, va bene. Let's go. Durata tipo un minuto sta partita. Cioè Nuketown dura veramente un attimo. Ok ragazzi, voglio vincere anche sta partita. Questa mappa è un po' sempre un casino. E un pochettino cosa ne viene fuori. Uno stronzone qui. Ho premuto il tasto, ma quello è già a 2, io sono già morto. E praticamente sono già in mood comeback. Tutto sistemato. E qui il tipo. Non camperare, bro. Ok, siamo pari. UAV, dimmi dove sono i nemici, ti prego. Oh cazzo. È morto. Olè. Easy. Portiamo in vantaggio. È il Veloxe. No, in realtà siamo pari. Cazzo il vantaggio. Dai UAV, che c'è un tipo qui. Preso. Minaccia neutralizzata. No, l'ho smirato. Proviamo a fotterlo con un bel pugno. Niente, non riusciamo. Siamo pari a questo tipo qua che è quello che mi ha ucciso, raga. Stesse vite sue, stesse kill sue. Dobbiamo killare più di lui ora. Oppure ucciderlo direttamente. È lui, abbiamo vinto. Eravamo pari a lui, sia di vite sia di kill. Quindi era tipo la sfida della decisiva. No, vabbè, però ho vinto, sti cazzi. Sti cazzi. È figa sta modalità comunque, è proprio figa, non lo so. Cioè, è una cosa bella per variare. Ma io mi chiedo, ma perché non lasciano sta modalità permanente insieme al gioco delle armi? Così uno può giocare a quello che cazzo preferisce, no? Cioè, voglio giocare a questo, gioco a questo. Voglio giocare a un altro, gioco a un altro. Nel senso, qual è il problema? Le mettono così ogni tanto. Facciamo l'ultima, raga, dai, famo l'ultima. Non so nemmeno quante ne ho fatte in realtà. Sto giocando a oltranza, anche perché durano un minuto. Ragazzi, ultima partita, siamo pronti? Io direi proprio di sì. La vinciamo sta partita? Direi proprio di sì. Chiudiamo in bellezza, chiudiamo alla grande. Voglio vincere, voglio portarmi a casa il trofeo del campione di un colpo in canna. Se c'è in privata faccio un torneo di questa modalità, cazzo. Vi giuro lo faccio, vi giuro lo organizzo. Però non penso ci sia in privata. Uno, sit down. E poi in realtà le partite che ho fatto in questo video non mi soddisfano. Cioè, qualche giorno fa ho giocato in live ed erano molto più belle le partite. Cioè, riuscivo a fare cose più fighe. Oggi non lo so, non sono proprio in formissimo. Ok, siamo pari al primo. Smirato. Succhia. No. Ero one shot, ha smirato. Non è riuscito a darmi il pugno. Ok. Zero deceduta. Siamo sempre primi. Sempre prima posizione per El Veloxades. Ma io è possibile che smiro così tanto? Vabbè, mo qui ero one shot. Ragazzi, siamo pari, mi sa. Sì. Anche lui ha solo una vita. Stessa scena di prima, stesse vite e stesse kill. Ok, però lui è sopra di me. Mo è una bella rottura di coglioni.
ok? Terminato. Non posso morire. Devo killare assolutamente. No! No! Mi ha fottuto alla fine, bastardo. Non me l'aspettavo così volante. E questa è persa. Ragazzi, è persa. È successo. Doveva succedere prima o poi. Spero vi sia piaciuto questo video. Comunque, ragazzi, fatemi sapere se volete vedere altri video su gioco delle A. Su un colpo in canna. Magari possiamo fare anche qualche video in gruppettino, così in privata. Sempre se c'è in privata, io dubito. E mo vado a vedere se c'è in privata. Voglio vedere subito. Mi levo subito il dubbio. Dicevo, fatemi sapere nel caso se volete vedere altri video. Spero vi abbiate apprezzato. Mi raccomando, questi giorni state sempre allerta, perché usciranno un sacco di video riguardo a questo mega aggiornamento. Tra l'altro oggi dovrebbe uscire anche l'aggiornamento che aggiunge Lega all'interno del gioco e che aggiunge anche la modalità nuova di Blackout, che deve essere una figata stratosferica e non vedo l'ora di provarla, perché è appunto quella degli inseguimenti. E un colpo in canna c'è, godo, c'è un colpo in canna, a posto, faremo dei video in gruppo. Ci becchiamo alla prossima, ragazzi, un abbraccione, bella, ciao.